Marzia, ma che sta arrivando un'altra pecora? La Piaian è anche questo, pecore che scappano dal gregge e vanno a finire la corsa. È particolare, unico al mondo perché ha diverse pavimentazioni. Quattro pavimentazioni diverse. Ragazzi, aspettative per questa Appia Run. Concluderla e uscire salvi dalla caffarella. Qui c'è Porta San Sebastiano, qui abbiamo tutta l'attrezzatura pronta per scattare perché tra poco arrivano i runner. Tantissimi gli atleti di livello quest'anno. Queste paure, non le fermi, sono come i cavalli, so. C'è una pecora dietro, sta arrivando. Buongiorno a tutti, siamo qui allo stadio delle Terme di Caracalla un'altra volta e siamo in procinto di seguire la Roma Appia Run, nuova edizione. Adesso però ci facciamo un giro intorno allo stadio per vedere alcuni nostri amici. Buongiorno Prof, come andiamo? Come stai? Oh, vabbè, diciamo. Aspetta, ripeti quanti? Beppe, quante maratone hai fatto? 115. Mezze maratone le contate? No. Di Appia Run quante ne fatte? Sì, no, ci sta. Una ventina. Una ventina. È indicato per te? Come si affronta questo tipo di gara? E comunque è particolare, unico al mondo perché ha diverse pavimentazioni. Quattro pavimentazioni diverse. Sono l'asfalto, il San Pietrino, poi c'è il pezzetto di basolato e poi dentro la caffarella è tutto quanto sterrato. E ovviamente la pista atletica. Sì, come ben sai è una gara che fa 5.000 iscritti, per cui ci sarà un po' di gente, di calca. Sì, esattamente, però va affrontata come se affrontassi una decina. Giuseppe Bizzarri, vicepresidente di Puro Sangue. Allora, Puro Sangue essenzialmente è partito con un progetto per aiutare i nostri ragazzi che sono in Africa per correre. 5-6 anni fa abbiamo abbinato al progetto anche la squadra amatoriale. Oggi la squadra amatoriale conta più di 200 iscritti e poi fa tutto il giro e riuscite dove facciamo il giro prima. Del parco questo qua. 200 persone davanti, no? Sta iniziando a piovere, ma sta anche per iniziare la gara dell'Appia Run. Anzi, mi avvio verso il primo punto strategico dove scatterò le foto. Vamos! Tantissimi gli atleti di livello quest'anno che prendono parte alla manifestazione. Allora, questa è la partenza della Roma Appia Run, tra circa mezz'ora inizierà la gara. Roberto De Benedittis, organizzatore della Roma Appia Run. Diciamo che la manifestazione è complessa perché diciamo incide su tanti settori della città, anche se in realtà diciamo siamo forse la gara che dà meno fastidio nell'ambito del traffico, però passiamo attraverso un parco bellissimo, il parco della Caffarella, ci sono tutta una serie di restrizioni, il numero delle persone sta diventando sempre più elevato. Andiamo alla partenza! Ragazzi, sensazione a caldo di riscaldamento caldo, è bello. Freddo! Solamente riscaldamento, movimento articolare, risveglio muscolare. Come mai questa tua passione per lo sport e la corsa? Da dove nasce? È bella questa domanda, perché come si dice, ognuno nella vita, no, c'ha dei percorsi e delle passioni. La corsa era una delle mie passioni, solo che per tutte le cose ci vuole il tempo giusto. Al tempo giusto probabilmente ho trovato le motivazioni giuste per cominciare a praticare questo sport, per caso, perché come tutte le cose si comincia sempre per caso. Ragazzi, aspettative per questa Appia Run? Concluderla e uscire salvi dalla caffarella. Ok. Giovanni Massimi, detto Joe Max, peser number one di Puro Sangue. Joe, di libertà. Questo è il percorso dell'Appia Run, dice quante volte l'hai fatta e che tipo di gara. Onestamente non l'ho mai fatta sta gara. Non hai mai fatto questa attenzione. Gara? No, infatti sono incuriosito perché mi hanno detto che è un percorso abbastanza tecnico e complicato da affrontare, quindi... La parola giusta è tecnico proprio?
complesso, è un po' più colorita. No, no, è tecnico proprio. Pensa, se vuoi un gruppo di altri corridori, seguirò, sì, un gruppo con cui mi interfaccerò e ci daremo il cambio strada facendo. La parte, sicuramente la parte del fango sarà quella un po' più complicata, dove dovremo fare attenzione a non scivolare e non cadere. E a quanto andrete? Andremo a 4,40 circa. Questa è la prima parte del primo il primo chilometro dove passerà la gara dell'Appia Run. Ieri ci sono indicazioni per la corsa, sarà divisa in due parti. Ci sarà quella da 5 km e quella da 13 a Porta San Sebastiano. E vola. Corro da 8 anni. Mi sono avvicinata alla corsa per caso e ho fatto la prima gara alla We Run Rome della Nike, all'epoca era, e l'ho fatta praticamente senza aver mai corso, solo un chilometro, due avevo provato, e in un'ora. E da allora ho cominciato. L'anno dopo ho fatto la maratona e adesso dopo 8 anni sono, Londra sarà la mia 34esima maratona. Dai, però fermiamo? Fermiamo, andiamo. Che chilometro siamo? 2 e 3. Adesso ci avviamo verso il secondo spot da fotografare. Grandissimo, è una bellissima gara. Siamo tanti, una grande domenica, bel tempo. E meno male che ci va anche il sole, dai. Dai, ci divertiamo. Come precede la gara? Va bene, infatti mi sono trovato in coda, quindi ci metto un po' a raggiungere il prof, ma spero di prendere. Dai, ciao, ciao, buona corsa! Grande, vai! Abbiamo abbassato adesso il terzo chilometro, c'è un cambio gomme. Vai. Qui c'è la villa di Massenzio. Siamo al 4 chilometro. E siamo sempre qui sulla più antica. I corridori stanno arrancando, ma piano piano passano tutti quanti. E niente, questa è la situazione. Come è piaciuta la corsa? Tutto bene. Ragazzi, buona corsa! Olè. Adesso andiamo un po' controcorrente perché dobbiamo recuperare la bici e poi andare al traguardo. Buongiorno! Buongiorno! Ciao. Siamo arrivati al punto dove si incrocia la gara con l'imbocco per la Caffarella. Vediamo i runner che arrivano e si disfidano. Prego. Che chilometro siete? All'ottavo! Ok! Come sta andando la gara? Sta andando bene, ma io sono a pecore. La Piaran è anche questo, pecore che scappano dal gregge e vanno a finire la corsa. La pecora dietro, sta arrivando. La signora dietro, signora. Signora, però se deve togliere. Non avesse paura, non le fermi, sono come i cavalli, so. Marzia, ci avvisi quando arrivano le altre pecore. No, avevo filmato una scena epocale, una pecora che si infilava dentro la corsa. Ma poi la curva si è spenta, mannaggia la miseria. Allora siamo di nuovo qui a Porta San Sebastiano e adesso ci dirigiamo verso l'arrivo. Ma hai fatto tutta la corsa così? Tutta la corsa così hai fatto? Numero uno? Allora siamo di nuovo qui alle Terme di Caracalla, gli atleti come vedete sono già arrivati, immedagliati. Com'è andata quindi questa corsa? Sono morto. Siamo a vedere Maurizio Cascio, possiamo dirlo, ingegnere del... possiamo dirlo? Sì. Di Roma Capitale. Il nostro primo frequentatore del Master in HB. Oh, grande, vedete il becco, sembra gli arrivi. Grande! Come stai? Sto bene. A quanto l'hai chiusa?
1.14 e qualcosa. Vabbè, buono, dai. Alla grande, dai. Tante emozioni. Vamos. Ma è andata questa gara? Dura. Dura, ma va bene. L'abbiamo portata a termine. Ok. La gara bella, però avendo piovuto c'erano tante pozzanghere, tanti rallentamenti, abbiamo avuto anche l'incontro con le pecore che ci hanno fermato. La prima e l'ultima volta che la faccio. No, è stupenda sta gara, bellissima. Molto allenante. La consiglio a tutti, vivamente. Sì, io la vorrei farlo, se è una mia cosa. Contattiamo la medaglia. Ah, ok, perfetto. Olè. E niente, quindi ci siamo. Abbiamo salutato gli amici di Puro Sangue che sono lì. C'è chi si riposa, chi fa stretching, chi recupera le energie, chi è soddisfatto della gara, chi un po' meno, però comunque sia, sempre se non grato. Vi saluto e ci vediamo al prossimo evento, prossima gara sportiva a Roma o anche da qualche altra parte. Vamos!